Buongiorno e ben ritrovati nella redazione di LecceNews24.it, appuntamento con le nostre breaking news. Apriamo con la notizia di una rapina avvenuta questa mattina presso la gioielleria del centro commerciale Centrum a Lecce. Due malviventi sono entrati in azione svaligiando il rivenditore di preziosi, riuscendo a riempire tre borsoni. Arraffata all'area furtiva, però, nel corso della loro fuga si sono trovati davanti alcune volanti delle forze dell'ordine. I due si sono rifugiati in una villetta sparando anche alcuni colpi di pistola. Abbandonato il bottino, alla fine si sono arresi. Ancora cronaca, operazione antidroga messa a segno dalla polizia di Lecce. Nelle ultime ore, infatti, gli agenti della questura hanno rintracciato 74 kg di marijuana abbandonati da alcuni corrieri lungo le coste del parco delle Cesine. I malviventi sono riusciti a fuggire, arrestato invece un 45enne di Lecce, riconosciuto come un noto spacciatore. L'uomo è stato bloccato sulla tangenziale alla guida della sua auto, dove custodiva 200 grammi di eroina. Passiamo adesso allo sport, perché il Lecce vince ancora e blinda il primo posto nel girone C nel campionato di Lega Pro. Ieri sera, infatti, nel primo turno infrasettimanale della stagione, i giallorossi hanno superato anche l'ostacolo Catanzaro grazie a un'altra doppietta di Caturano e al gol di Torromino. 4-4 per i salentini, firmato ancora da due bomber. Domenica sera si torna in campo, al Via del Mare arriverà la Casertana. E concludiamo con il premio Tecne, che riparte da Cavallino. Il riconoscimento all'urbanistica, ospitato negli ultimi anni a Calimera, conosce una nuova location in uno dei comuni salentini più attivi dal punto di vista culturale. Sabato 17 settembre l'evento si svolgerà presso il Teatro Ducale. 10 sono i comuni finalisti tra le amministrazioni che hanno partecipato ai concorsi idee indetto dal Centro Studi Tecne. Ed è tutto anche per oggi con le nostre notizie. Tutte le altre news invece le trovate sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata.